noi abbiamo scelto la strada della moderazione, dell'equilibrio, cioè di attendere la risoluzione dell'ONU, di intervenire solo in ossequio alla risoluzione dell'ONU, rispettandone le prescrizioni e chiedendo a tutti coloro che partecipano alla coalizione di rispettare esattamente i dettati della risoluzione, che è volta a proteggere la popolazione libica. Al riguardo, e questa è una sottolineatura importante, noi riteniamo che il comando delle operazioni per l'applicazione della risoluzione sia opportuno che passi alla NATO. Altri paesi della coalizione la pensano esattamente come noi, non vi è ancora su questo una totale condivisione. Noi riteniamo che sia importante, e perché la linea di comando della NATO è collaudata, e perché gli assetti sono già prestabiliti, determinati, di più sicuro e utile impatto, e perché il controllo della qualità degli interventi rispetto alle prescrizioni della risoluzione avverrebbe in maniera più chiara e più trasparente. Una delle conseguenze della nostra adesione alla coalizione che vuole applicare la risoluzione dell'ONU è quella di una forte autorevolezza che ne deriva nel chiedere quello che insieme chiediamo, e cioè che la comunità internazionale, così come si fa giustamente carico, noi compresi, della situazione della popolazione libica, si faccia carico anche delle conseguenze del nostro intervento umanitario, sobbarcandosi in parti equilibrate il peso di un eventuale flusso migratorio che potrebbe derivarne, che già comincia a derivare.